Scandale Chiaravalle 4-1, Silana Atletico Botricello 0-2. Guida la classifica il Taverna con 21 punti, seguita dalla Silana da Casabuona Calcio con 20, ASB MKE 19, Atletico Botricello 17, Badolato 16, Real Cerva 16, Papanice 14, Staletie Scandale 13 punti, Real Botro 9, Real Catanzaro 8, Petronà e Nuova Torre Melissa e Mesoraca 4, chiude la classifica il Chiaravalle con 3 punti. Valentino, possiamo dire finalmente, lo Scandale torna alla vittoria con Chiaravalle, un netto 4-1 che però è maturato nel finale, si stava rischiando anche oggi. Sì, una partita sofferta, anche è stata messa subito al nostro favore dopo pochi secondi, un rigore concesso netto, poi l'arbitro ha deciso di espellere il giocatore subito a freddo così, quindi la partita sembrava in discesa per noi, invece loro sono dimostrati una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà, abbiamo sofferto un po', però poi alla fine penso che il risultato, non in questi toni, diciamo con 4-1, però la vittoria si è meritata. E chi ha visto meglio dei suoi oggi? Ma penso che in generale tutti quanti abbiano fatto una buona prova. Antonio Scalise, che ha fatto una doppietta, penso che un po' più di tutti era in giornata, praticamente stava bene, quindi penso che lui sia stato dei nostri migliori campi, ma penso che in generale un pochettino tutti abbiamo fatto una buona prova. Per un allenatore come lei, che da tanto per la sua squadra si impegna, crede per tutti i 90 minuti, questo quasi un mese senza punti, diciamo, venivate da 3 sconfitte consecutive, spesso non meritate, però dice questo, come se l'è passata? L'ho passata io molto serenamente, quello che dicevo allora, poi alla fine per quello che considerano sempre il nostro livello, insomma, quando parliamo durante la settimana cerchiamo di analizzare un pochettino anche le partite che erano passare, tolto Taverna, penso che col Real Catanzaro era stata una buona partita equilibrata, però dove noi avevamo creato qualcosina in più rispetto a loro, se eravamo stati un pochettino più concreti come magari poteva succedere oggi nei primi 45 minuti, forse magari la partita l'avremmo chiusa prima e avremmo giocato con più spensieratezza. Lo stai impiegando poco, oggi lo ha fatto entrare e ha ricambiato, parlo di Jensen. Sì, so che è un tuo pupillo, quindi Jensen è un ragazzo che ha tanta qualità, quantità, quindi penso che in futuro era un pochettino in ritardo di preparazione per questo, poi io cerco di sfruttare al meglio le risorse umane che ho, sono tutti ragazzi, penso di riuscire a fare giocare un pochettino tutti, di dare spazio un po' a tutti. Jensen sicuramente entrando in condizione avrà sicuramente più spazio anche lui. Domenica scorsa a Taverna ha debuttato Raimondo, anche bene. Oggi gli ultimi 3 minuti ha messo il secondo portiere Trivieri. E lo Scandale dà spazio anche ai giovani. Sì, e cerchiamo di dare spazio ai giovani. Volevo farlo entrare anche prima sul 2-0, però magari per un ragazzo, visto che loro ci mettono un po' in difficoltà, per non dargli troppa pressione, diciamo, se no io mi fido ciecamente di tutti i ragazzi che abbiamo in campo. Però giustamente non possiamo dare troppa responsabilità a questi ragazzi, cerchiamo di farli maturare pian piano, anche perché da qui a pochissimo tempo, insomma, a pochissimi anni, lo Scandale penso che sarà nelle loro mani, quindi dobbiamo cercare di farli crescere. Abbiamo nel nostro gruppo un bel gruppo di ragazzi e ne stiamo aggregando ancora, quindi speriamo di riuscire a farli crescere e a farli divertire. Ultimo le lascio, e come diciamo prima, il Chiaravalle aveva il portiere del 99 e anche l'autore del fallo del rigore era del 99, poi espulso. Ci vuole un bel po' di coraggio per schierare due quindicenni. Loro penso che venivano da una situazione dove avevano qualche squalificato anche, quindi vedendo il numero di giocatori indistinta penso che avevano qualche giocatore indisponibile tra infortuni e squalifiche, però comunque non abbiamo avuto modo di apprezzare per poter dare un giudizio su quello che è stato espulso, però il portiere ha dato dimostrazione che anche se il 99 è già un ragazzo pronto, insomma, per giocare a questi livelli, ce l'ha dato dimostrazione, penso che anche tu sei del mio parere, che ha fatto un'ottima gara. Domenica ci sono le lezioni, si gioca sabato, voi andate a Botricello?
Sì, andiamo a trovare quella che diciamo era da tutti, inizialmente anche da noi, apostrofata come diciamo quella che era titolata a vincere il campionato. È una grande squadra, hanno grandi giocatori, un bel gruppo, una grande società. Noi andiamo lì per cercare di fare la nostra partita e dare del nostro meglio. Speriamo di riuscire a tornare con qualche punto. L'ultima mi sembra che mancherà Palermo. Sì, Palermo era rifilato, quindi salta la prossima partita. Ammonito. Più in più abbiamo altri due infortunati. Insomma, diciamo che questo periodo non ce la passiamo molto bene, neanche noi tra squalifiche e infortuni abbiamo sempre 4-5 giocatori indisponibili. Però di quello che abbiamo, come dico sempre, allora noi siamo una bella rosa, siamo 20 persone, anche se ci sono molti ragazzi giovani, però io ho fiducia in tutti, quindi chiunque entra in campo darà il massimo e cercheremo di portare a casa almeno un punto, se non 3 punti. Cerchia noi andiamo per vincere. Poi quello che viene speriamo di riuscirci. Mister Rosso, allenatore del Chiaravalle, al termine della partita, persa con lo scandale per 4-1, però il risultato inganna un po', mister. Ma è stata una partita condizionata dopo 10 secondi per il rigore che ha concesso a loro. Era un rigore giusto, ma l'espulsione dopo 10 secondi è una cosa un pochettino affrettata e condiziona tutta la partita. Diciamo di sì, potevamo fare meglio, però secondo me è un pochettino bugiardo il risultato. In questi termini sicuramente, ma anche la vittoria è bugiarda. No, devo dire che la vittoria è meritata. Certo, sul 2-1 abbiamo preso il terzo gol, è clamoroso, cioè un tiro in porta da parte loro, una palla stoppata con le mani da parte loro e poi hanno fatto il gol. Errori sviste clamorose, cioè, ecco, condizionato anche da questi episodi. Comunque, anche se in 10 vi siete fatti valere per molti minuti, tutto il primo tempo e una parte del secondo tempo, quindi. Sì, ce la siamo sempre giocata anche in 10, devo dire, non ci hanno mai messo in grandissime difficoltà, nonostante in inferiorità numerica. Però secondo me, anche se la vittoria, come ho detto prima, è stata meritata, gli episodi ci hanno andato alla grande. Sul nostro gol, sul rigore, lì è clamoroso l'errore dell'arbitro, cioè se tu fischi un rigore per un fallo di mano con la palla diretta in porta, almeno devi ammonire o togliere o espellere l'avversario. Non ho fatto né uno né l'altro, è andato un pochettino in panico, è andato in tilt, non ci ho capito più niente. Fermo restando che la vittoria secondo me è giusta. Che voto darebbe all'arbitro, visto che ne parla in questi termini? Non è che do voti, ha fatto degli errori clamorosi, evidentissimi, e ha condizionato la partita. E ripeto, la vittoria è meritata da parte dello scandale, però degli errori sono stati di un clamoroso incredibile. Il vostro portiere, mi ricordo il nome? Il suo si chiama Meloni. È Meloni, nella classe 99, il portiere titolare. No, ma È il portiere sì, titolare? portiere Ah, titolare. complimenti, Sì, bravo, ci vuole coraggio a schierare bravo. un quindicenne in Ma porta. noi Tantissimi under, sì. su 11 avevamo 7 under. Sì, ho visto la distinta, Quindi insomma. sì, è una scelta societaria. Ma avete assenze per squalifiche, anche infortunio, forse. Ogni domenica giochiamo così con 6 o 7 under in campo, è una scelta nostra. Tutti i ragazzi di Sì, sono tutti Chiaravalle. del posto, tranne qualcuno, massimo 15 km di distanza Della zona, sì, diciamo. no, sì. Domenica prossima andate, e sabato perché ci sono lezioni, andate. Sabato giochiamo con le Minieri in casa, è una partita per noi fondamentale. Cioè, Adesso dobbiamo se voi venite veramente. adesso siete alla sesta Sesta o sconfitta. settima, adesso non ricordo più, ma stiamo perdendo di continuo. Purtroppo è una squadra molto giovane, esperta, e ci può stare che si perde in questa maniera. In questa maniera così degradante, no, perché oggi, ripeto, ci sono stati degli errori madornali, errori inconcepibili, Parte dell'arbitro, ti dice sempre. penalizza. Noi effettivamente non è che abbiamo sofferto più di tanto, però il risultato è pesantissimo per quello che si è visto in campo. Presidente Marazzita, finalmente possiamo festeggiare oggi, eh? Sei contento oggi? Sicuramente, dopo una vittoria sei sempre contento, no? Abbiamo sofferto un po', però alla fine l'abbiamo spuntata bene. Eh sì, un 4-1, ma inganna. Inganna sì, ma diciamo che abbiamo costruito molto, abbiamo gestito bene la partita, però sotto porta fino a quasi l'80esimo avevamo vergogna di tirare in porta. Vergogna? A volte vorrei vedere qualche portiere come pare, però tutto sommato poi alla fine 4-1 ci accontenta. Ecco. Cusato ha fatto un gol alla Marazzita ed è venuto a salutarti. Infatti questo è venuto da me, cioè, mo che ti fermo più. Jensen invece è entrato, come l'ha visto? Jensen è un ragazzo fenomenale, ha delle doti impressionanti. Veramente ha cambiato faccia alla partita quando è entrato Jensen. Cosa sta dicendo lei? Speriamo che Mister Valentino l'ascolti.
Intanto è un ragazzo che ha poca esperienza, bisogna dosarlo, però l'ha messo in campo, ha avuto fiducia in lui e ci ha fatto vedere dei numeri che da bravo calciatore, veramente. Sabato si va a Botricello. Sì, Botricello che oggi ha vinto a San Giovanni in Fiore con l'Asilano, una squadra attrezzatissima. Consideri che ha quasi chiamiamoli top player dell'Uria dell'anno scorso, che poi alla fine hanno vinto il campionato, una squadra attrezzata, una società amica, quindi andiamo a fare anche quest'altra partita.